Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo a Suor Beghe. Siate preparati. Prima parte. Siete nati in un mondo che lascerete. L'amore di Dio vi aspetta, figli miei, e più lo cercherete sulla terra, ricevendolo e condividendolo con chi vi circonda, più sarete felici e appagati in paradiso. Facciamo il segno della croce prima di iniziare a leggere tutto il messaggio senza fretta. 7 ottobre dell'anno 2022. Siate preparati. Figli miei carissimi, siate preparati. Voi siete assetati della parola divina, quella così piena di grazie e di bontà, e siete come bimbi che tendono le mani per ricevere, ma che spesso dimenticano di dare a loro volta. Figli miei, vi do tutto di me stesso, il mio amore, i miei tesori di misericordia e di perdono, di dolcezza e di comprensione. So tutto di voi, fin nei minimi dettagli, penso a ciascuno di voi in ogni momento. Voi siete nei miei pensieri, in ogni vostra azione, in ogni vostro secondo, eppure spesso siete così lontani da me anche se sono al vostro fianco. Vorreste essere miei amici, miei confidenti, a me più vicini? Vorreste esserlo? Sì, lo vorreste. E potreste. Allora recitate il rosario tutti i giorni, come la mia Santa Madre vi ha raccomandato tante volte. Venite a messa per amore e non solo per dovere. Recitate le preghiere del mattino e della sera, prima e dopo i pasti, se sì. Continuate a farlo con amore e deferenza verso colui dal quale ricevete tutto, la morte. Voi siete nati in un mondo che lascerete perché siete mortali, e per molti di voi la morte è un argomento che evitate. Allora perché evitare di parlare di una realtà? Perché? Perché quando arriverà il momento di sperimentare questa realtà, sarete contenti di esservi preparati e di non essere stati colti, impreparati. Come per ogni evento straordinario, siate felici che Dio vi chiami a sé, e sarà un grande momento. Sarete pronti perché stavate aspettando il momento tanto desiderato. Vedere Dio finalmente, amarlo e stare alla sua presenza per l'eternità. L'amore di Dio è più grande di quello di un padre sulla terra, di una madre, di un figlio, di un amico molto caro. È un amore che ti riempie e ti solleva, un amore che ha bisogno di essere espresso, di essere sentito, di essere condiviso. Un amore perfetto, quello di cui non puoi fare a meno, quello verso cui tenderai, custodirai, condividerai finché il tuo cuore sarà sempre pieno. L'amore di Dio vi aspetta, figli miei, e più lo cercherete sulla terra ricevendolo e condividendolo con chi vi circonda, più sarete felici e appagati in paradiso. Molti di voi, sì, miei cari, lasceranno questa terra nei tempi a venire, ma non prendetela come una disgrazia, prendetela come felicità, una felicità molto grande, a condizione
a condizione che siate pronti per questo, pronti. Che la vostra anima sia in stato di grazia e tutta rivolta verso di me. Io vi aspetto, vi amo, io vi renderò molto felici. Che Dio vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il vostro Divino Maestro, Gesù Cristo, il Nazareno. Lode e gloria a te, Signore, mio Dio, mio Dio.